Bentornati in un nuovo Svuota la Spesa. Ebbene, oggi insieme alla mia bimba facciamo lo Svuota la Spesa, INS e Conad. Siamo stati da tutte e due le parti, ma cosa più importante, vi facciamo buon anno! Tanti auguri di buon anno, buon 2023! Speriamo che sia un anno pieno anzitutto di salute e di buone cose per tutti noi. E divertitevi! Certo, ora facciamo lo svuota la spesa. Allora, sì. Allora, abbiamo questo piccolo bottino. In realtà per noi oggi non è il primo dell'anno, ma bensì l'ultimo giorno di dicembre. E io e mia bimba dopo pranzo siamo usciti a prendere delle cosine che ci servivano per questi giorni e vi facciamo vedere che cosa abbiamo comprato. Allora, scontrino del Conad, 26 euro. Al Conad sono andata dopo l'INS perché volevo qualcosa da prendere per domani, per il primo dell'anno, come cosa diciamo un po' diversa, ecco. Però insomma, vediamo che cosa abbiamo preso. Infatti, allora, qui abbiamo sugo allo scoglio. Esatto, quindi questo diciamo domani a pranzo voglio fare appunto gli spaghettini con il pesce, questo qua sul gelato, che è buono. Massima poca spesa, massima resa, insomma, diciamo così, anche perché mangiamo solo io e Piero, perché la Carlotta il pesce non lo mangia. Questo non lo so leggere. Questi sono i gamberoni, questi sono 800 grammi in offerta 12,90 euro, ecco perché ho fatto presto a spendere 26 euro al Conad. Per me e Piero sono sufficienti, giusto perché non è che ci vogliamo strafocare, e c'erano in offerta 2 kg di gamberoni, ma 2 kg sono esageratamente troppi, quindi ahimè, anche se convenivano, però essendo surgelati non riuscivo poi a dividerli. Poi abbiamo la Coca-Cola per stasera, che c'è anche Babbo Natale. Eh sì, è vero, Coca Zero. Sì, con Babbo Natale, non ci avevo fatto caso. Non ero io. Questa è natalizia. Perché noi stasera facciamo la pizza, cioè, o meglio, io faccio la pizza perché noi siamo a casa tranquilli, visto che Piero lavora e non abbiamo voglia sinceramente di andare. E ci guardiamo un bel film, ovviamente. Ci guardiamo qualcosa sicuramente. Come facciamo tutti i giorni che mangiamo la pizza. Certo. Poi ho preso piccolini mini farfalle. Perfetto, l'ha detto lei, sono le farfalle, quelle piccoline che si danno ai bambini. Che tornano bene perché cuociono in meno tempo e soprattutto per noi è il formato giusto, perché le farfalle normali sono troppo grosse. Burro. Il burro, questo in previsione poi dei biscottini per la Befana. I befanini si chiamano. Esatto. Sono nati alla Befana. Questo è l'ultimo, ok? Sì. Poi? Poi abbiamo spaghetti piccolini però. Questi sono il numero 3, a noi ci piacciono questi, infatti uso questi poi, insomma, in generale, ma soprattutto anche per il pesce. E a me gli spaghetti piacciono Barilla, i piccolini ci sono solo della Barilla. C'è ancora questo, amore? Non lo so, ho messo dentro... Ah. Poi, grana padano dop. Ok, semplicemente una bustina di parmigiano. Perfetto, intanto facciamo vedere il resto, io metto dentro le due cose che vanno in freezer. Poi... abbiamo le uova. Ok. 6 uova fresche grandi. Perfetto, qua stiamo parlando di INS invece. INS. Che dell'INS c'è un'altra busta. Abbiamo fatto una grande spesa. Beh, è grande in realtà. Okay. Abbiamo speso quanto al Conad e abbiamo fatto due buste, per dire. Camomilla, perché noi la notte ci beviamo per digerire meglio. La mamma beve il tè, io che bevo la camomilla. Esatto. E a proposito, un attimo amore, a proposito di camomilla, guardate un po' il bel regalo quest'anno di Babbo Natale per la mamma, il bollitore. Così almeno faccio prima, quando faccio 3 tazze invece di stare 3 ore a aspettare che bolla il pentolino o al microonde, in un minuto qua bolle, bellissimo. Basta tutto per tutte. Esatto, quello è il regalo di Babbo Natale per la famiglia, diciamo. Per tutti noi. Giusto. Perché lui ha osservato che beviamo la camomilla. Certo, era sotto l'albero, quindi. Poi, filone di pane rustico. Esatto, questo è quello un pochino più alto, che alla mamma piace tanto, da fare anche tostato con la marmellata. Anche al papà piace tanto, quindi lo prendo spesso. Lo
profumo per sì. l'armadio. Questi sono i profumini, questi qua che si girano agli agrumi, un pochino si sente, lo voglio mettere, siccome ho sistemato l'armadio della Carlotta, anche il mio in realtà, ma noi ce l'abbiamo già, lo metto dentro il suo perché mi piace quando apro l'armadio sentire il profumo. Pane bianco. Questo è bianco. Anche se non è bianco. Sì, vabbè, la crosticina è dorata, però la fetta dentro è bianca. Questo appunto per lei, per i panini, tosse, insomma. Questo qui che è il brodo già pronto, lo so che però quando c'è mia mamma, infatti a Natale l'ha fatto lei, l'ho bevuto fresco, se no io lo prendo già pronto. Biscotti Petit. Esatto, questi dovrebbero essere simili al loro Saiva, le Marie io le chiamo, e quindi insomma in previsione delle colazioni col caffè e latte ho preso queste. L'alternera. Questi sono hamburger di pollo. Pollo. Così, giusto da tenere. Pollo. Perché appunto lei non mangia il pesce. Io li adoro. E i cappelletti ovviamente per il brodino già pronto. Questa è una bustina, prendiamo l'altra. Aspetta. Ok, poi. Il tè per la mamma, che ne abbiamo parlato già prima. Esatto, camomilla e tè. Non devono mai mancare, quindi appena ne vedo poche bustine subito corro. Questo non è male, costa solo 85 centesimi ed è detainato, perché io ormai sono abituata al detainato, come il caffè decaffeinato. E la Carlo e la camomilla mi sembra 75. Carlotta, stavo dicendo. Per stasera. Antipasto. Ma che antipasto, dolce. Sì, diciamo che se abbiamo voglia di un dolcetto, visto che non ho voglia di, abbiamo già mangiato abbastanza dolci, quindi non voglio preparare una torta per noi tre. Allora, lei gli ho preso la Coppa Malù, che secondo me neanche mangerà, perché... Ma la mangia dolce. Sì, lei dice così, ma non è per queste cose. Io invece mangio. Io preferisco invece il cream caramel, quindi insomma al massimo sono dei budini da tenere in frigo. Due bottiglie di latte. Esatto, il latte, che anche qua quando è in vacanza la Carlotta lo beve il latte, se no quando va a scuola invece no, perché fa perché... sempre... Perché ti alzi prima, non hai fame e il latte poi, non ti va. Poi è blu. Ah, queste sono le acciughette, perché guardando la pizza che ha fatto Carmen con le acciughe e capperi mi ha fatto venire voglia anche a me di quella, quindi stasera magari una piccola parte, metà la farò anche con i capperi e acciughe. Un po' di sciroppini per la mamma e il babbo. Sì, queste sono per la colazione domattina, sono le trecce con sciroppo d'acero e noci pecan, quindi domattina le scaldiamo nella friggitrice ad aria. E io mi sono scelta questo per merenda. Per merenda ha detto mi prendo, che tra l'altro prima era caldo, l'avevano appena fatto. È una piccola baguette che la mangerà con qualcosa. Beh, infatti è un po' tiepidino. Vabbè, normale. Poco. Infatti poi, abbiamo scelto... mortadella e prosciutto... La mortadella o prosciutto cotto, così sceglie cosa puoi metterci. Lo scontrino. Ah, lo scontrino dell'Inz, che mi sembra infatti 29 euro, quindi diciamo... Ci siamo e abbiamo preso anche lo Scottex, amore, e la carta igienica, 3 euro la carta igienica. Questa è carta igienica, questo è lo Scottex. E lo Scottex forse 1,80 euro, 1,60 euro, qualcosa del genere. Abbiamo la panna di cucina. Sì. Tanto nel sottofondo c'è la lavastoviglie che fa. La passata di... questa è di vetro, passata di pomodoro, anche questa appunto per insomma i sughi. Ho voluto tenere questa cosa per ultima perché me la sono meritata davvero. Lo metto. Me è vero. Sono meritata, appunto io, Certo. Allora, ho detto perché... Sì, però guarda qua. Ho aiutato la mamma a fare le cose, ho aiutato anche qualche signora a mettere quella che lavora la cassa, no? Mm-hmm. La cassiera. Sì, la cassiera. Aveva il cosino, cioè come il divisorio. E io le ho messo a posto. Poi ho messo a posto i carrellini. Ho aiutato la mamma a mettere dentro la busta le cose. Ma la cosa più importante è che non mi ha chiesto niente. Che solitamente me lo compri quello. Non ha chiesto niente, gli ho dimostrato che non c'è bisogno di chiedere. E poi ho preso le cose dal carrello e le ho messe sopra da sola. Esatto, quindi si è meritata, gli ho detto scegli qual è la casa, ho detto scegli se vuoi un ovetto o le caramelle ciuccetti, le ha scelto l'ovetto. Perché l'ovetto è con sorpresa. Esatto, va
bene, ora noi siamo pronti per i saluti, quindi questa è la nostra spesuccia di oggi, poi torneremo prossimamente con la spesa classica, diciamo un pochino più abbondante. Giriamo, esattamente, perché poi come rientro a scuola della Carlottina dovrò anche comprare insomma le merendine, queste cose qua, e quindi nulla, vi auguriamo di nuovo un buon anno e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione a tutti, ciao! Ciao, divertitevi!